Buonasera da Tutto Campo, allora nuova puntata, ieri una battuta d'arresto, dunque forse un po' inaspettata per l'Arezzo, perché comunque anche con la Lucchese aveva fatto vedere delle buone cose, inaspettata anche per la prestazione, insomma era ormai diverso tempo che l'Arezzo non era incappato in una giornata così complessivamente negativa. Sicuramente sarà, ce l'auguriamo, un episodio isolato, certo è che le attese da qualche settimana e anche la famosa asticella si era ulteriormente alzata, un po' perché l'Arezzo aveva fatto questo grande girone di ritorno, un po' perché l'Alessandria invece era incappata in una serie di risultati negativi e quindi insomma teoricamente l'Arezzo avrebbe potuto davvero riaprire il campionato in caso di vittoria con la Lucchese e in caso magari di vittoria ieri, mentre vi parliamo ancora ovviamente non sappiamo l'esito del posticipo tra Cremonese e Alessandria, che a questo punto per l'Arezzo diventa interessante soprattutto per la Cremonese in chiave secondo posto. Ne parliamo con il collega Giorgio Ciofini, bentornato Giorgio, buonasera, Grazie, grazie Fabio. e Matteo Buonasera. Marzotti, buonasera. Matteo, sappiamo oggi che insomma, i giocatori, la società insomma, ha preferito non mandare giocatori in alcuna trasmissione proprio per diciamo, tenere già alta la concentrazione in vista proprio della sfida con la Cremonese. Giorgio, tu ieri eri a Piacenza, la scorsa settimana noi avevamo nel finale, non per fare le cassandre, ma insomma messo un po' in guardia che non sarebbe stato comunque facile perché le squadre di Pea giocano bene, questa è una squadretta che non è lo storico Piacenza, ma insomma è una squadretta che comunque qualche soddisfazione ogni anno se la toglie e quindi per vari motivi poteva starci una giornata difficile, non così certo, no? Sì, no, che l'impegno era problematico oltre noi della stampa, insomma, anche lo stesso Sottili lo aveva rilevato nella vigilia. Io credo che comunque nessuno credesse fino a che punto. In effetti io ho seguito l'Arezzo in trasferta poche volte quest'anno, però direi che ho visto la peggiore prestazione dell'Arezzo dell'annata. Non ero a Pontedera, quindi non posso paragonare questa a quella, però credo che chi era con me, Andrea per esempio, ha confermato che male, forse l'Arezzo ha giocato ai minimi termini stagionali, ecco, ieri. Come? Perché diventa difficile fare un'analisi, perché anche non ce l'aspettavamo nessuno una prestazione così, perché si può perdere, come hai detto giustamente te, ma c'è modo e modo di perdere. Ieri l'Arezzo praticamente sembrava il Propiacenza e viceversa, no? La classifica ribaltata. È una partita che loro hanno dominato da cima a fondo e se abbiamo tenuto in piedi il risultato quasi fino alla fine lo dobbiamo al nostro portierino, a Borra, che è stata l'unica nota davvero lieta della giornata, non solo della giornata, perché secondo me ha confermato di essere un portiere di grandi prospettive. A me piace, cioè fino ad ora non aveva preso gol, dicevamo tutti, ma vediamolo alla prova. E alla prova del fuoco, secondo me, ieri ha dato una dimostrazione molto convincente. Questa è la quinta sconfitta per l'Arezzo, come tipo di prestazione si può paragonare secondo te a quella di Pontedera, però con il Pontedera, non quella con il tutto cuore. Ovviamente anche lì si era parlato insomma, di giornataccio, oppure quella di Olbia ad esempio, oppure è diversa da queste partite. Ma io credo che sia stata una debacle, quello non ci piove, però col Pontedera non c'era stata una minima reazione, così come non c'era stata una minima reazione con l'Olbia. Ieri l'Arezzo, bene o male, è passata dal rischio di dover andare sul 2-0 con la parata di Borra, che anche io concordo pienamente con Giorgio, secondo me è l'unico giocatore che si è salvato ieri, alla possibilità di pareggiarla comunque questa partita, che poi l'Arezzo subito dopo ha avuto anche l'altra occasione, no? Con Moscardelli, si è visto poco Polidori ieri, comunque qualcosina ha fatto l'Arezzo. Non l'ho vista così, tra virgolette, drammatica come Pontedera, come Olbia, sicuramente dal punto di vista del gioco, però è sicuramente una prova che fa riflettere dal punto di vista della personalità, perché con il Pontedera e con l'Olbia comunque si era parlato dei problemi che aveva avuto questa squadra anche a livello proprio di formazione, problemi fisici. Ieri invece è una squadra che aveva l'occasione per la seconda domenica di fila di poter approfittare dei passi falsi delle altre e invece si è sciolta. Quindi preoccupa magari dal punto di vista della personalità, ma non della risposta che poi aveva provato a costruire.
Ieri ci sono state anche delle novità all'inizio, se ci fate vedere la formazione iniziale che è stata schierata da Sottili, la novità De Feudis in mezzo e Arcidiacono. Poi i cambi ovviamente all'inizio del secondo tempo hanno tentato di riportare la squadra, diciamo, sui canoni che l'avevano un po' contraddistinta nelle ultime giornate. Ti chiedo, Giorgio, se queste ci potevano stare, diciamo, queste novità, oppure se in un momento come comunque l'Arezzo aveva trovato una qualità, è vero che non devono giocare sempre gli stessi, perché la cosa chiaramente è ampia, se era il momento, diciamo, di fare questo tipo di novità. Ma sai, Fabio, noi siamo chiamati a commentare a posteriori, certo. È facile dire che ovviamente non sono state azzeccatissime queste due mosse, ma prima di tutto c'è un problema, diciamo, oggettivo, in quanto mi sembra che Cenetti in particolare si era poco allenato durante la settimana, quindi se ci sono problemi di questo tipo. Poi c'è anche il fatto che ovviamente la rosa è molto larga e ci sono giocatori importanti come De Feudis che non giocano da qualche settimana e altri, e quindi anche l'allenatore deve distribuire carichi non solo di fatica ma anche carichi di natura proprio ambientale. E da questo punto di vista, quindi, l'allenatore ovviamente fa le sue scelte, che non si sono rivelate, secondo me, azzeccatissime. In particolare, io credo che Yanga, che è stato protagonista della prima parte della stagione, è un giocatore importantissimo per questa squadra e vada recuperato. E si deve, per me, il recupero si può fare solo se gioca. E quindi non ho capito molto la sua esclusione iniziale, anche perché nel primo tempo aveva più spazi per distendersi, e quello è, diciamo così, la prerogativa più importante, la sua caratteristica, diciamo, che può far più male all'avversario. Però, insomma, sono tutti discorsi del giorno dopo che un po' lasciano sempre il tempo che trovano. Al di là di tutto, credo che quando una prestazione è così negativa in tutti i componenti della rosa, perché a parte il portiere che per me ieri è stato bravissimo, tutti gli altri hanno giocato al di sotto, non credo che un uomo poi possa cambiare molto. E quindi, ecco, io non farei troppe colpe specifiche alle scelte iniziali, anche se io non ho condiviso, diciamo, la scelta di far giocare Arcidiacono e tenere in panchina uno come Yanga. Ecco, Matteo, chiaramente l'Arezzo è andato in difficoltà soprattutto in mezzo al campo, però dopo sentiremo l'intervista che anche il sito dell'Arezzo, la pagina Facebook dell'Arezzo ha trasmesso live su Facebook a Sottili, e lui riparla ancora un po' anche di personalità, che era la stessa cosa che aveva detto al fischio finale con la Lucchese, in cui aveva detto, no, alcuni giocatori si sono nascosti nella parte finale, e questo forse, questo ulteriore salto di qualità che manca all'Arezzo, perché dal punto di vista tecnico, insomma, le qualità ovviamente ci sono e le abbiamo viste, per fare quell'ulteriore salto c'è un po' più di mentalità vincente. Sì, un po' più di mentalità vincente, però dopo si torna anche al discorso che facevamo a inizio campionato, quando dicevamo che mancava un leader in mezzo al campo, che fosse un altro allenatore, no? Però riguardo sempre la partita di ieri, mi viene da fare anche una considerazione. L'Arezzo ha preso 3 gol su 3 palle sporche, su 3 seconde palle anzi. Sulle seconde palle ci insegna la tattica che sono i centrocampisti che ci devono accorciare, non tanto i difensori che tengono. Quindi secondo me i problemi sono venuti proprio dalla zona nevralgica, insomma, del campo, insomma, quella che deve dare l'equilibrio maggiore nel avvicinare i vari reparti. Io credo che quello di ieri che ha detto Sottili è una cosa che comunque fa riflettere dal punto di vista, come si diceva prima, della personalità, che è venuta meno. È sicuramente un passo indietro sotto questo punto di vista. Poi è chiaro che bisognerebbe anche capire perché con la Lucchese si era lamentato di giocatori tecnici che si erano nascosti e non avevano fatto il loro dovere. Meno male avevamo capito l'identikit a chi si potesse riferire Sottili. Ieri ha parlato più proprio di duelli che sono mancati, che sono stati persi, e qui è una cosa che sinceramente ha interessato tutta la squadra. È difficile dire. Sicuramente Arcidiacono è una delusione, anche perché è un giocatore che non è riuscito a incidere nonostante la grande attesa che si era creata attorno a lui, che sembrava non dovesse arrivare, è arrivato dal Foggia e non è riuscito a incidere per un motivo, per un altro, per un infortunio e quant'altro. Però ieri tutti hanno perso duelli, insomma, non è stata solo responsabilità del centrocampo, sicuramente. Sì,
dobbiamo dare merito, secondo me, anche all'avversario, perché sì, noi ci giochiamo sempre come gli avversari ci consentono, e secondo me ieri la squadra di Pea non solo ha indovinato tatticamente la partita, ma è una squadra in salute, che ha dimostrato di essere sempre prima sulla palla rispetto a noi, quindi stava meglio di noi e è scesa in campo con una mentalità, secondo me, con un approccio alla partita migliore del nostro, perché non dimentichiamo che se Borra non fa compie la seconda grande parata, perché ne aveva fatta già una prima, parando il rigore, e eravamo dopo 10 minuti, la partita poteva essere addirittura 3-0 già a favore loro. Siamo partiti decisamente poco bene. Come spiegarlo è difficile, però io credo che nel calcio esistono episodi anche, io penso per esempio alla Juventus, no, cito l'esempio più importante, che qualche domenica fa è andata a perdere a Firenze in un modo, secondo me, inconcepibile per come si sta esprimendo quella squadra e come si stava esprimendo. Quindi può capitare, se capita alla Juventus, può capitare anche all'Arezzo, no? Anche se, ripeto, ieri sono rimasto deluso io dalla prestazione della squadra, come tutti ovviamente, perché questa squadra, che veniva da un periodo positivo, eccetera, eccetera, insomma, prometteva ben altre cose. Però era già una partita difficile in partenza. Ricordiamo che l'avversario, secondo me, ieri ha giocato una grande partita. Allora, andiamo a sentire appunto queste dichiarazioni nel dopogara dalla pagina Facebook dell'Arezzo, che ieri le ha trasmesse come sempre live per chi appunto segue l'Arezzo su Facebook, e Sottili parla anche dei palloni persi, recuperati. Sentiamo. Ma le partite sono tutte complicate. Chi non ha capito questo, in riferimento ai giocatori, soprattutto in questa fase della stagione, vuol dire che non ha capito che lavoro sta facendo, perché basta vedere i risultati anche delle altre squadre, è complicato per tutti. Como vince con l'Alessandria e perde contro l'ultima in classifica, Livorno, da quello che mi hanno detto, ha perso in casa. Cioè, allora, qui è complicato per tutti, e ti devi guadagnare, sudare durante la settimana, ma questi ragazzi non gli si può certo mai dire nulla da questo punto di vista, ma durante la gara, sono gare complicate. Adesso vai a giocare, è un altro campionato, da più punti di vista. Si gioca meno, si fraseggia meno, diventa più guerriglia, diventa più contatto fisico, deve avere la forza di vincere i duelli individuali. Oggi ne abbiamo vinti troppo pochi, giocatori che finora hanno avuto un rendimento importante, oggi non hanno avuto una giornata particolarmente felice, e quando in una gara perdi 4, 5, 6 duelli individuali nell'uno contro uno e non riesci a dare il contributo che di solito hai fatto finora, è ovvio che viene fuori una partita complicata. Poi poteva finire 2-2, poteva finire in maniera diversa, però che la squadra non abbia fatto bene, si sia espressa al di sotto di quello che aveva fatto vedere nell'ultimo recente passato, questo è innegabile. Può passare in 15 giorni da una partita contro l'Alessandria dove la partita col tutto cuoio, che la settimana successiva è andata a vincere in casa della Giana, che oggi ha vinto a Como. Ci sono delle partite che hanno una storia a sé, ma tu devi avere la capacità di adattarti. Cioè, se tu sbagli i primi 3 passaggi, devi avere la forza di lasciartelo alle spalle, non puoi rimanere condizionato per tutto il resto della gara, altrimenti abbiamo troppa fragilità addosso per poter superare le difficoltà che naturalmente si presentano e ci sono in ogni gara. Oggi non ci siamo riusciti, e talvolta dove non ci riesci con le giocate, con il giocare, uscire da dietro, oppure uscire fraseggiando, arrivando a fondo campo, ci devi arrivare con altre armi. E in altre gare l'abbiamo fatto, oggi non siamo stati in grado.
grado. L'ho provato di tutto, ho provato anche a cambiare sistema di gioco nella parte finale, cercando anche di essere un pochettino più incisivo nel recupero di qualche seconda palla, di allargarli per poter riuscire a trovare qualche varco centrale. Peccato l'occasione quella di Polidori, perché lì sarebbe andato su 2-2 e sarebbe stata un'altra partita. Ciò non toglie che come valutazioni generali rimangono le stesse. Potevi anche aver la forza di pareggiarla, potevi anche aver la forza e dopo pareggiata non lo so che cosa sarebbe potuto succedere, però le valutazioni sarebbero state le stesse, quelle di una squadra che oggi ha perso tanti duelli individuali, che ha avuto le difficoltà, merito anche dell'avversario, per l'amor di Dio, insomma, delle difficoltà nella fase di costruzione della manovra, e che in alcuni momenti è stata poco cattiva dal punto di vista agonistico. Ecco, questo è un pochettino quella che è la mia analisi, non so se è simile alla vostra, però questa è la mia. Una sconfitta o una prestazione all'altezza delle precedenti non ti può togliere le certezze che hai avuto finora, non ti può togliere, se no ragazzi si diventa troppo vulnerabili al risultato e troppo da montagne russe. Noi dobbiamo avere equilibrio, poi dobbiamo essere bravi a valutarle attentamente, dobbiamo essere arrabbiati perché non siamo stati in grado di sfruttare anche i risultati negativi delle altre, ma tu per sfruttare i risultati negativi delle altre devi vincere le partite, quindi il rammarico è non essere stati in grado di fornire prestazioni magari oggi, domenica scorsa in parte, secondo me nel secondo tempo, di uno spessore agonistico tale da poter colmare anche qualche difficoltà che gli avversari ti creano nel momento in cui devi fare la partita. Allora, Sottili che poi dice, insomma, chi non capisce, avete sentito all'inizio, che è una fase del campionato dove si intrecciano anche i destini, soprattutto per chi deve salvarsi, poi Piacenza ieri chiaramente ha preso dei punti per mettersi un po' al riparo dalla zona play-out, quindi inizia una sorta di altro campionato e quindi anche i giocatori devono entrare in questo tipo di idee. Qui vediamo la classifica, una classifica che al momento vede l'Arezzo a pari punti, a quota 49, qui Datasport mette prima il Livorno, penso per un motivo di differenza reti, credo, ecco, e quindi c'è da giocare il ritorno, ancora è tutto da vedere, la lotta per il secondo posto è apertissima, è un vantaggio, comunque si salta diciamo la strada per i playoff è leggermente più breve, no? Arrivare sì, ai secondi. Sì, sì. E poi sì, indubbiamente, ma poi non mettiamo limiti alla provvidenza, può succedere ancora di tutto, anche se la battuta d'arresto di ieri, soprattutto, ripeto, per il modo con cui è venuta, non incoraggia molto l'ottimismo, però io condivido molto quello che ha detto Sottili, soprattutto a proposito di non andiamo sulle montagne russe, conserviamo un po' di equilibrio, non si può passare dalle stelle alle stalle, come si dice noi ad Arezzo, da un giorno, da una domenica all'altra. E quindi proprio domenica poi c'è una partita che potrebbe rimettere l'Arezzo in piena carreggiata, anzi rimettercelo più di prima, perché sono quelle partite che contano doppio, con lo scontro diretto con la Cremonese e al Comunale. Tra l'altro, se non erro, credo che la Cremonese ad Arezzo non abbia mai perso. Questo è un dato, io non sono uno statistico. Comunque, diciamo, noi abbiamo vinto qualche volta. Bestia nera. È una autentica bestia nera. Quindi, cioè, oltretutto, forse abbiamo anche la legge dei grandi numeri a favore. Io sono, nonostante la brutta prestazione, lo dico senza mezzi termini, di Piacenza, credo che l'Arezzo abbia tutti i mezzi per rifarsi domenica prossima. E credo anzi che forse questa sconfitta possa essere anche salutare, se qualcuno si era un po' montato la testa, perché i troppi elogi alle volte fanno peggio di qualche critica. Domenica invece l'Arezzo si è meritato qualche critica e quindi credo che abbiano anche questi ragazzi voglia di reagire, possano anche entrare in campo con quello spirito di riprendersi quello che hanno perso la domenica precedente, che possa fargli bene.
ripeto, la partita più importante è quella di domenica, quindi dobbiamo prepararla alla grande, lo devono preparare alla grande i giocatori, ma la deve preparare anche l'ambiente, tutto nel suo insieme, perché penso che domenica l'Arezzo si giochi molto di questo campionato. Ci fermiamo, torniamo tra poco. Eccoci tornati, seconda parte di A Tutto Campo. Dunque, Arezzo che adesso è atteso dalla partita con la Cremonese, ovviamente dipenderà molto anche tutti gli incroci che potranno verificarsi dal risultato tra l'Alessandria, appunto, che gioca in casa della Cremonese nel posticipo. Comunque fin qui l'Arezzo ha fatto il doppio dei punti nel giro di ritorno della Cremonese, che no, Matteo, è andata un po' in tilt in questo giro di ritorno, enfatizzando comunque quegli alti e bassi che già aveva avuto anche all'andata, no? Sì, assolutamente, anzi sono acuite magari le difficoltà e i limiti comunque di una squadra che era stata costruita ed è costruita insomma per competere per il primo posto. Sicuramente rispetto all'Arezzo era la principale primaria rivale dell'Alessandria, e sicuramente il fatto di aver visto un'Alessandria che è andata in fuga subito a inizio stagione ha subito messo la Cremonese nell'ottica non solo di inseguire già sulla carta in estate, ma di dover inseguire nuovamente numeri alla mano. Ha trovato le prime difficoltà e sicuramente non l'hanno aiutata. Tra l'altro credo che ci sia anche, se noi pensiamo che l'Arezzo dovrebbe essere frustrato, dico dovrebbe, perché ha perso le occasioni migliori quando l'Alessandria era rallentato, chissà come si deve sentire la Cremonese che le ha perse tutte nel momento in cui stava vacillando anche l'Alessandria. Chiaramente la partita di stasera poi dirà anche lo stato d'animo, come si presenterà la Cremonese domenica prossima, senza dimenticare che lunedì scorso la società ha fatto proprio un comunicato per consolidare la posizione di un Tesser che sembrava prossimo alle dimissioni o comunque ci potesse essere un cambio tecnico. Quindi credo che al momento ci sia uno stato d'animo come una polveriera a Cremona, e ovviamente anche questo va tenuto di conto quando verrà domenica prossima ad Arezzo. L'Arezzo da questo punto di vista è tornato con i piedi per terra, ma deve stare ovviamente molto più calmo rispetto alla Cremonese, sicuramente. Ecco, Cremonese che ha il migliore attacco con l'Alessandria, 47 gol fatti, la differenza ovviamente sta nelle 11 reti presi in più, che valgono poi in classifica ben 9 punti. Quindi, soprattutto Fabio, negli ultimi tempi la difesa della Cremonese. Anche loro a Piacenza, altra sponda, sono finiti male. Ne hanno presi tre beccati, beccati tre anche loro. Si vede che in Piacenza hanno un febbraio particolarmente importante. Però ecco, sono d'accordo con che bisogna cercare di battere questa Cremonese domenica, non c'è altra. Forse la troviamo in un momento difficile, come diceva anche giustamente Matteo, loro sono partiti con ben altre ambizioni, anche perché hanno investito molto più dell'Arezzo in questo campionato. Loro volevano assolutamente vincere, l'Arezzo voleva fare un campionato, diciamo, alzare l'asticella, un campionato d'avanguardia. E quindi c'è anche una richiesta da parte della città che forse pressa di più la squadra, lo stesso Tesser che era in bilico. E quindi sicuramente l'Arezzo domenica per me è un'occasione importante per mettere non le mani sul campionato, ma per fare un gran bel passo in avanti verso il secondo posto, perché il Livorno, con i problemi che ha avuto, quelli sono legati alla fortuna, insomma, voglio dire, perché si è ritrovato senza le due punte principali in un colpo solo. Sì, diciamo di quelle che hanno perso è quella che ha più scusanti. Io credo che perdere appunto due punte del valore di Vantaggiato e dell'ex Montevarchino e Spallino, che ora non mi ricordo, non mi Cellini. Viene, e Cellini, in un colpo solo sia davvero una perdita gravissima. E quindi se la Cremonese balbetta così tanto, credo che l'Arezzo, non dico che abbia la strada spianata assolutamente, però vincendo con la Cremonese credo che abbia buonissime possibilità di aggrapparsi alla seconda posizione e poi sperare che, visto, io vedo in Serie B vedo il Verona che dopo un avvio alla grandissima sta veramente battendo in testa, non si sa mai, cioè, soprattutto chiaro, campionati così lunghi non si sa mai, campionati così lunghi, come diceva anche l'allenatore Sottile, come ribadivi te, che il giorno di ritorno ha tutto un altro andamento. Sicuramente l'Alessandria non farà molti meno dei 53 punti che ha fatto nel giorno di andata. Volevo chiedere a Matteo se secondo te
magari dopo la gara con il Livorno, che come dicevi, no, anche nelle altre puntate, ci dirà esattamente, no? Certo, quasi sicuramente l'Arezzo starà lottando ancora, al di là di come vadano, sarà lottando per il secondo posto. Che tipo di valutazioni fare anche sulla preparazione, no? Perché i playoff sono un altro campionato più degli altri anni, degli altri campionati, perché chi arriva in fondo va avanti fino a giugno, insomma, bello giugno inoltrato. Quindi c'è anche da fare, credo, una valutazione, e l'avranno sicuramente fatta, anche dal punto di vista della preparazione. Ma è chiaro che se tu dovessi arrivare o comunque lottare terzo, quarto posto, ti puoi permettere di, non dico staccare la spina, ti puoi permettere di fare un ragionamento tale di alternare giocatori via via a piccole dosi per arrivare meglio con tutta la rosa a questi playoff. La preoccupazione, fra virgolette, e poi magari averne di questi pensieri, è quella di dire di dover lottare fino alla fine per fare lo sprint sul secondo posto, e a quel punto fare uno sprint e perderlo, quindi essere terzi, insomma, si mette un pochino male a dover spingere tanto e poi dopo dover fare playoff. Cosa diversa, spingere e poi magari sei secondo, ti può permettere con due settimane o più di poter rifiatare. È chiaro che però, per fare un ragionamento del genere, alla luce però di quanto è accaduto ieri, mi viene da dire che bisogna però intanto iniziare a recuperare i giocatori, come diceva Giorgio, Yanga, Arcidiacono, che purtroppo è l'effettiva realtà, tanta corsa, tanto sacrificio, è stato a momenti più decisivo in fase difensiva che non offensiva, quindi ci sono tante cose, tanti giocatori che vanno recuperati, Erpen, Desaparecidos, quindi insomma ci sono tante cose su cui lavorare fin da ora in ottica Livorno, figuriamoci poi, insomma. Io aggiungerei Ferrario, sì, perché una delle, secondo me, una piccola mancanza che io sto notando, insomma, quando che la manovra da dietro parte male, cioè Solini e Barison sono due ottimi marcatori, ma nessuno dei due, secondo me, ha la capacità di far ripartire la manovra da dietro. E questa è una cosa, secondo me, importante. Un giocatore della anche come personalità, Ferrario, sicuramente, che ha calcato anche i campi della A e della B, può portare diciamo un contributo, a mio avviso, è importante, quindi io spero che guarisca quanto prima dai suoi guai, che finora, appunto, è arrivato da un mese qua e ancora non abbiamo potuto vederlo in campo. Effettivamente è un rinforzo che ancora non è tale, perché ancora non abbiamo avuto modo di vederlo. Con questa poi formula, se ci fate rivedere anche la classifica, perché un tempo, no, c'erano delle partite che già si potevano bollare come magari partite con squadre che, come si diceva una volta, non avevano più niente da chiedere a questo campionato, e invece stavo guardando che ovviamente per vari motivi e per vari obiettivi tutti gli avversari che l'Arezzo affronterà, e questo vale anche per le altre ovviamente, hanno comunque un obiettivo, perché per come è corta adesso la classifica anche quelle squadre che si trovano, no, in quel limbo tra play-out e play-off hanno comunque delle distanze o troppo corte rispetto alla zona play-out, e quindi al momento non sono tranquille. Lo stesso Siena è entrato in un giro di risultati negativi, che anche ieri è stato battuto all'83esimo a Pistoia con un calcio di rigore, e quindi vedete che lo stesso Siena ha 4 punti di vantaggio sulla zona play-out e 5 di svantaggio sul Renate, che al momento è decimo e quindi è l'ultima posizione utile per i playoff. Quindi è un campionato che, se questa era la formula che volevano creare per evitare le partite dove magari non si impegnano le certe squadre, eccetera, è un campionato che effettivamente rischia di essere vivo fino all'ultimo, perché la Racing Roma, per dire, sta lottando, esatto, per evitare la retrocessione diretta. No? No, è molto importante questo discorso, Fabio, che hai fatto, molto importante in tutte le chiavi, perché poi non si sa chi ne dovrà approfittare, ma è importante perché consente anche cambiamenti in classifica, perché non ci sarà nessuno che approfitterà, non lo so, di qualche vantaggio che di solito nelle ultime giornate si verifica. E importante a questo ruolo è proprio il risveglio delle due ultime, cioè la Racing Roma e il Prato, che effettivamente in questo momento sono due avversari scomodissimi, mentre fino a qualche tempo fa erano squadre materasso. Cioè questa è una cosa molto, molto significativa, anche chi deve
deve recuperare, soprattutto per chi deve recuperare, per chi è indietro, perché magari svantaggia secondo me chi è davanti, come l'Alessandria, che dovrà guadagnarseli, sudarseli i punti sul campo. Ovviamente tutti se li devono sudare, però chi è in vantaggio insomma poi ne può trarre beneficio, perché è come avesse meno partite da giocare. Eh sì, questo è indubbiamente. No, ma tra l'altro la cosa interessante, se rivediamo la classifica, sì, è il fatto che c'era, se ti ricordi bene, com'era a dicembre. Sì. Il Renate era dietro l'Arezzo, il Como era lì, sì, la Viterbese è uguale, tutto. Como, Viterbese sono in caduta, la Roba Urziena è in caduta libera, il Pontederra si è riportato, scusate, tutto Quaglia si è riportato sotto, la Carriarese sta provando a uscire, c'è il Propria Scienza che alla luce di ieri e poi comunque per la classifica ci può sperare tranquillamente di entrare nei playoff. Sì. Quindi c'è, la Gian Erminio ha fatto il suo campionato, poi è chiaro che se fosse questa qui la classifica, quanto c'è andata alla fine con queste distanze, magari è prevedibile che una Cremonese, per il ragionamento che facevamo prima, una Gian Erminio, possano mollare un po' gli ormeggi, però per il resto siamo sicuramente lì. Eh sì, indubbiamente. E abbiamo visto poi come anche comunque giocare con diciamo ai playoff, no? Ti tocca comunque un Piacenza, un Renate, non è che è così semplice. Sì, nello scontro di Ghetto, anche se lo giochi in casa. Cioè una formula questa veramente anche crudele, se vogliamo. Perché tu sei arrivato secondo o terzo, no? Sì, no è la formula, la cervellotica, sì. Cioè tutto il male che ne abbiamo detto lo meritava, insomma. Però ecco, cioè, se effettivamente era di tenere vivo questo tentativo, l'interesse del campionato fino alla fine, diciamo che gli eventi stanno aiutando questa imponderabili, perché non si sapeva che il Prato e queste cose succedessero, però insomma diciamo l'attuale classifica, l'attuale andamento del campionato sembra appunto dar ragione a chi pensa che non ci saranno più partite accomodate, no? Non sono accomodabili, a meno che qualcuno non voglia retrocedere per convenienza, o se no non fare i playoff, e questo potrebbe essere non disputare i playoff, perché al limite insomma significa tenere i giocatori impegnati un altro mese, insomma anche i giocatori stessi non so se con quanto gradimento hanno accettato questa cosa, no? Che mi toglie un po' di vacanze, ma anzi una fetta significativa. Allora, l'avete citato prima, il protagonista Borra, lo sentiamo sempre dalla diretta Facebook dell'Arezzo ieri dopo la gara, sentiamo allora queste brevi dichiarazioni. Sapevamo che era una partita difficile, che comunque loro hanno fatto la maggior parte dei punti in casa, e tolta la sconfitta della settimana scorsa che hanno fatto a Pontedera, comunque ultimamente avevano avuto un buon rollino di marcia. Lo sapevamo, abbiamo cercato di dare il massimo, purtroppo non è bastato e da martedì si ricomincia per lavorare, no? Per il Cremonese. Io credo che oggi la squadra alla fine, sì, non abbiamo fatto magari tecnicamente, tatticamente una bella partita, però secondo me abbiamo messo tutto in campo, comunque abbiamo reagito, abbiamo trovato il pareggio, loro alla fine hanno fatto gol sporchi, quindi c'è stato anche un pizzico di sfortuna. Queste sono quelle partite che secondo me se nascono in un modo a volte devono morire in quel modo, e quindi è difficile portarle dalla nostra parte. Ci stavamo riuscendo, che hanno trovato il pareggio, loro hanno avuto modo di trovare il 2-1 e alla fine quando non si gira neanche bene purtroppo escono anche questi risultati. Io credo che l'obiettivo di questa squadra sia giocare di partita in partita, noi dobbiamo pensare a fare ogni domenica 3 punti, cercare di per vincere e guardare noi stessi, anche perché guardare più avanti non ha senso, lo sappiamo che loro sono, Alessandria ha tanti punti di vantaggio, se noi giochiamo partita per partita e vinciamo, poi dipende cosa fanno anche loro, però noi dobbiamo pensare a noi stessi senza guardare avanti e anzi guardarci dietro per non farci raggiungere dalle altre. Allora, Borra veramente va elogiato, l'abbiamo avuto ospite qualche settimana fa, perché comunque era chiuso da Benassi, che ovviamente era il portiere titolare. Quando è stato chiamato in causa con la Gianemiglia, poi le altre in Coppa Italia, aveva parato comunque dei rigori, anche se l'Arezzo era stato eliminato con tutto cuoio. E poi in questa serie di gare ha dato veramente sicurezza al reparto, tanto che il portiere esperto Farelli ancora non ha mai debuttato. Beh, guarda Fabio, io mi sono anche un po' sbilanciato su questo giovane portiere, che per me è un modo di parare che io ammiro, mi piace moltissimo, perché sa uscire come a tempo nell'uscita e poi
Secondo me consente alla squadra di alzarsi, alla difesa di alzarsi, perché ha quasi un libero di dietro con un portiere così, quindi dovrebbe agevolare, diciamo, anche la squadra a restare compatta, che per me è una caratteristica fondamentale del gioco moderno, restare compatta, non allungarsi troppo. Dunque, al di là di questo, si diceva però questo portiere fino a ieri non ha preso gol, però non è mai stato impegnato molto seriamente, no? Qualche buona uscita, anche e soprattutto nei piedi degli avversari, che insomma anche lì ci vuole tempismo, che senza beccare il rigore arrivi prima. Però tra i pali non grandi parate. Ieri invece ha fatto anche delle grandi parate tra i pali, oltre a parare il rigore, che forse è stata la parata meno impegnativa, credo, però ne ha fatte un 2-3 davvero da grande portiere, quindi anche sotto questo aspetto ha risposto alla grande ieri. Quindi sì, io credo che questo, classe 95, finora aveva giocato molto poco dovunque era stato, però questo è un ragazzo secondo me molto molto interessante. E Matteo, volevo spendere due parole sia sull'anniversario della morte di Lauro Minghelli, anche dell'omaggio dei tifosi dell'Arezzo, no? Sì, tra l'altro che ieri sono stati al cimitero di Maranello, hanno fatto visita alla tomba di Lauro Minghelli con la famiglia, insomma tutti i tifosi poi alla fine che si erano messi in marcia per andare a Piacenza si sono fermati con i pulmini e quant'altro, insomma, a Maranello per questo anniversario. Sicuramente un bel gesto da parte loro, insomma, in questa occasione che, insomma, da, non dico 13 anni dal momento della morte di Lauro, ma fin dal momento in cui si è ammalato, è stato costretto a lasciare il calcio, comunque un rapporto che è sempre andato avanti, questo non è solo di facciata, anzi proprio il contrario. E poi dobbiamo anche dire che Zillino Capuano ha raggiunto quasi il suo obiettivo, era da immaginarselo perché le salvezze difficilmente le sbaglia, no? È stato chiamato per tirare fuori il Modena, una situazione difficile, e anche a leggere le sue dichiarazioni, no? Sembra di rivedere, di risentire il Capuano. Sì, ha detto che ha estremizzato il concetto, dai, anche ieri. Però è un Modena che allo stato attuale dei conti, dal penultimo posto in classifica, terzultimo posto in classifica, adesso può arrivare tranquillamente quasi anche a sognare il decimo posto, quindi insomma penso che l'obiettivo sia stato ampiamente raggiunto. Che avrebbe raggiunto con l'Arezzo, perché l'anno, se fosse stata in vigore questa riforma, anche l'Arezzo è andata ai playoff. Sì, io vorrei fare i complimenti sia ai nostri tifosi di cui parlare, che a Capuano, perché in effetti ha lasciato qui un ricordo indelebile sotto tutti gli aspetti, no? Voglio dire, effettivamente sta facendo molto bene con anche lui con il Modena, ma anch'io ero convinto che facesse bene, perché è un allenatore che sa il fatto suo, poi ha trovato una squadra che indubbiamente era molto superiore all'attuale classifica, e lui, se c'è da salvarsi, credo che sia l'allenatore ideale. Bene, vogliamo spendere due parole anche sul tuo libro, l'ultimo che so che è andato bene, no? Ti ringrazio, Fabio, sì, è andato al di là delle aspettative, anche se è il terzo, quindi ormai sono libri quasi che hanno trovato un terreno fertile, la gente li aspetta, e quindi sì, devo dire che anche l'editore è molto soddisfatto dei risultati che stiamo avendo, e soddisfatto sono anche io, e spero che davvero possa questo libro, è l'ultimo, no? Cioè, nel senso, è l'ultimo, perché in effetti ora, come sottolineato nel sottotitolo, questo è la terza seppella al gallo, insomma, non vorrei insistere, però ecco, siamo soddisfatti di come, siamo veramente soddisfatti di come sta andando. Bene. Io ringrazio molto Matteo Marzozzi, che tra poco sarà anche in onda dopo le 21 con Zona Dilettanti. Grazie a Giorgio Cioffini, ci vediamo la prossima settimana.